nasce il progetto? Come nasce il progetto? Beh, nasce 4-5 anni fa. E nasce non qua, nasce da altre ciclofficine che sono qua a Roma. E la prima ciclofficina nata a Roma ormai da più di 10 anni fa, penso, alla Magliana, al Macchia Rossa. E poi sulla Prenestina la Don Quixote, poi altre ciclofficine, ciclonauti al centro e poi l'ex lavanderia. Ci sono diversi valori che portiamo avanti, cioè lo scambio delle conoscenze, ad esempio chi entra in ciclofficina non è che c'è un meccanico che ripara e l'altro e la persona che entra è un utente, ma si sta tra persone che cercano di risolvere un problema e quindi si parte dal riciclaggio di quello che riusciamo a raccogliere. Quindi le biciclette, i pezzi di ricambio che abbiamo in magazzino e a chi serve o riparare la propria bicicletta o una bicicletta totalmente partendo da zero, noi insegniamo e gli permettiamo di diventare autosufficiente. Avere una bicicletta a costo zero quasi, no? A offerta libera, cioè da zero a una bottiglia di vino, a rimettere a posto lo spazio che comunque viene chiesto a tutti, perché comunque è fondamentale anche essere responsabili dello spazio che si sta utilizzando. Sento. Logicamente tutto quello che entra poi dalle offerte, noi chiediamo l'offerta perché appunto quello che entra dalle offerte verrà investito per comprare attrezzi e migliorare lo spazio che tutti utilizzeranno. Quindi una persona viene qui se ha dei problemi alla bicicletta, voi l'aiutate ad aggiustarla, sì. Giusto? Quando vi possono trovare aperti? Da settembre in poi gli orari, che ormai sono quelli fissi da 5 anni a questa parte, presso a poco sono il sabato pomeriggio e la domenica mattina, sicuri. Poi sempre all'interno della ciclofficina è stato avviato un laboratorio di saldo brasatura e quindi ormai questo è stato il terzo anno. E questo anno abbiamo avuto due serate per la saldobrasatura. Una prima serata che era il martedì sera, dove lì c'era un insegnante e tre classi sono state fatte per quante persone si erano volute iscrivere, dove si insegnava a saldobrasare, che è una tecnica un po' più difficile, quindi richiedeva appunto qualcuno che tirasse su proprio un laboratorio. E poi questo è il martedì sera. E poi il giovedì sera invece è una giornata aperta a tutti quelli che volevano saldare con l'arco. Beh, su www.exlavanderia.it c'è il sito della lavanderia e poi nella barra orizzontale superiore c'è la lista di tutti i progetti e tra i progetti c'è anche la ciclofficina. Sì. Là sopra c'è il magazzino delle biciclette che sono in lavorazione. Cioè quando vieni e cominci a utilizzare a lavorare su una bicicletta, poi la appendi e ci lavori i giorni successivi. E qua abbiamo invece il magazzino, tutta la fruteria, pezzi di ricambio, tutte cose prese da biciclette salvate dalla spazzatura. E l'abbiamo divise per categoria, grandi linee. Qua c'è un po' di materiale informativo su quello che fa la ciclofficina e su quello che fanno le altre ciclofficine di Roma. A Roma, come dicevo prima, ce ne sono diverse e da qualche anno, ormai da un bel po' d'anni, c'è una rete di ciclofficine che collaborano a progetti comuni e uno degli ultimi è stato Luci su Rosarno, che è stato un progetto dove cercavamo di andare giù a Rosarno e sia documentare la situazione dei braccianti, veramente drammatica, e che rasenta proprio la schiavitù. E adesso sta continuando con la campagna su Foggia e sia dargli supporto per quanto riguarda il muoversi nella campagna, perché loro come unico mezzo di spostamento hanno la bicicletta e succede spesso che vengono investiti perché le strade non sono illuminate, e da qui appunto la campagna Luci su Rosarno. Abbiamo portato giù bottini, siamo scesi anche per riparare, insegnargli a riparare le biciclette. E questa è la zona invece dove ci sono tutti gli attrezzi. Quindi quando vieni in ciclofficina c'è tutti gli attrezzi che abbiamo comprato con le offerte libere a disposizione. E questo servono i soldi che vengono lasciati in ciclofficina. Abbiamo attrezzi generici, attrezzi specifici, altra minuteria nei cassetti, cavalletti per lavorare, postazioni fatte con tubi innocenti,
tutto quello che sta qua dentro, a parte gli attrezzi, è tutto riciclato. E qui c'è un magazzino di biciclette a disposizione per chi parte da zero e non c'ha neanche la bicicletta. E queste sono biciclette che all'inizio derivavano soprattutto da raccolte che facevamo insieme all'AMA i giorni della raccolta dei rifiuti ingombranti, e le salvavamo da proprio dal secchio della mondezza prima che le buttassero. E poi si è sparsa voce nel quartiere che c'era la ciclofficina, e quindi chi c'aveva una bicicletta in cantina non la usava e non voleva buttarla, ce la veniva a portare durante gli orari di apertura. Ormai ce le lasciano proprio davanti l'edificio anche quando siamo chiusi. E questa invece è la Dima. E questo è un tavolo che serve per costruire una bicicletta partendo dai tubi. E Danilo, che è uno di noi che gestisce la ciclofficina, si è appassionato della cosa e ha comprato i tubi, ha comprato l'ottone, il gas, la Dima, perché questa l'ha comprata lui, cioè, e la lascia qua, e ha cominciato a costruire telai. E stiamo cercando di insegnare anche appunto a costruire telai con i laboratori di saldo e brasatura. Cioè, come si mette quel telaio su? Il telaio, se io non sono un esperto, cioè, vabbè, giusto per far vedere come funziona. Qui si mette la cassetta del movimento centrale, qui il tubo da serie esterzo, qui il piantone, il tubo orizzontale obliquo e i forcellini posteriori. E qui, a seconda delle misure, cioè ti fai il telaio su misura con l'angolazione che vuoi, come te lo scegli tu. Ma secondo te è possibile andare in bicicletta a Roma? Assolutamente sì, molto meno pericoloso che andare in motorino e macchina, a mio avviso. Cioè, io prima ho girato in motorino, poi con la macchina, perché per lavoro con la macchina, poi ho deciso di un po' pianificarmi la vita per avere sempre meno bisogno di queste due cose, e quindi adesso non c'ho più la macchina, vivo in un'altra città, perché Roma senza dover subire il traffico è un'altra città. E niente, cioè vado in vacanza con i soldi che ho risparmiato dall'utilizzo dal non utilizzo della macchina. E le persone che dicono prima, in ufficio si va sudati, non prendo in ufficio bicicletta. Non si va sudati, si va sudati se non usi mai la bicicletta. Dici, oggi vado in ufficio in bicicletta, sì, ci vai e sudi. Se invece usi sempre la bicicletta, sai come vestirti, sai quanto sforzare, ci stanno tante altre soluzioni. Come bicicletta a pedale assistita, ci stanno tantissimi modi per non arrivare sudato, ma cioè, ti dirò, massimo, se vai in ufficio in bicicletta, al massimo ci arrivi col sorriso, perché ti fa quasi piacere andare al lavoro la mattina, perché invece di stare in mezzo al traffico, fate quell'ora di traffico in mezzo alle macchine, ti fai un bel giretto in bicicletta.